Ed eccoci nuovamente qui con un nuovo Vito. Vito. Era la partenza questa? Dai, lasciamola così allora, va bene. Dove siamo? Siamo sempre a Don Raffaele, ristorante a Milano. Ma no, Vito, ma no. Quindi non siamo partiti? Ho detto sì, però... Raga, vabbè. Vabbè, devo prendermi un'altra cappa. Ok, sì, abbiamo appena mangiato, siamo stanchissimi. Comunque sì, questo è il terzo video, ragazzi, che facciamo di oggi. La nuova 790 Adventure 2023, che torna in gamma della KTM. Motivo inspiegabile, però comunque KTM ha tirato fuori dal magazzino le 790, la vecchie, la Duke e anche la Adventure. Che verranno però prodotte, quantomeno l'Adventure, in Cina dalla CF Moto. Quindi la moto di oggi verrà prodotta in Cina dalla partner CF Moto. CF Moto la conosciamo per esempio per la MT, la 800 MT, un enduro stradale barra crossover interessante, che però non è che abbia avuto molto successo quest'anno in Italia. Ha venduto di più la 650 MT, sempre della CF Moto. Comunque sia, 790 Adventure prodotte in Cina dalla CF Moto. Ci sono due versioni di colorazione, c'è quella bianca e quella nera, che sono molto carine. E questa è la prima cosa che colpisce, cioè rispetto alla vecchia versione l'estetica è molto migliorata, soprattutto nella parte anteriore. La moto ricorda di più adesso la 450, ricorda molto la 890 Adventure nuova. Ed effettivamente devo dire che mi piace molto come estetica e secondo me potrebbe vendere molto bene se lanciata al giusto prezzo. Sicuramente. Comunque, beh, per il fianco state vedendo, anzi no, magari ve le metto qua in basso da qualche parte, vi metto le immagini. Magari non ve le metto qua, ve le metto qua le immagini della moto. Le mettiamo qua. Qua no, perché magari gradite, ma le metto qua magari le immagini della moto. dicevo, due livree, con la bianca e con la nera. Quella nera è molto carina, secondo me, quella nera, perché c'è la scritta 790 in rosso, che fa veramente un bel contrasto, una bella scena, e anche quella bianca non è niente male. Per quanto riguarda le caratteristiche, il motore per l'appunto è il motore 799 della KTM 790 Adventure vecchia, però con potenza 90 cavalli in 8000 giri, una coppia di 87 Nm a 6500 giri, il peso, too much, secondo me, è 199 kg a secco. E poi invece per quanto riguarda la sella abbiamo due versioni, quella da 8,40 mm e quella da 8,60 mm. Sì, si può mettere su entrambe le posizioni. Sì. E poi abbiamo il serbatoio con una capienza massima di 20 litri. Esatto, quindi questa qua praticamente rispetta i limiti della patente a 2,95 cavalli di potenza massima. Si può vedere come concorrente questa meglio della, tanto trabala tutta la quadratura, della Tenere 700 oppure Touareg dell'Aprilia. Però rispetto a Touareg, rispetto al Tenere della Yamaha, questo motore ovviamente ha un po' più di potenza. Come ciclistica, il telaio è sempre a tralicina acciaio molibdeno, sospensioni sempre VP Apex, forcella a steli rovesciati, 43 mm, impianto frenante, doppio disco anteriore, 320 mm, posteriore singolo disco, 260 mm, gommata con cerchi 21-18, ABS presente, con funzione cornering e funzionalità anche ABS off-road, si può togliere l'ABS al posteriore e lasciarlo soltanto all'anteriore, piattaforma inerziale a 6 assi, ABS Bosch 9.3 MP nuovo della Bosch. La strumentazione è uno schermo TFT da 5 pollici con modulo Bluetooth, però il connettivo Unity mi sembra che si paga a parte come optional. E poi abbiamo l'MTC, che è Motorcycle Traction Control, e il Riding Mode, con il Riding Mode chiamato Rally, che si va a pagare a parte, no? Più la modalità demo. Chiediamo un po' cosa ne pensa Margaret della modalità demo. La demo, vi ricordo, è quella modalità che permette per i primi 1500 km di poter utilizzare la moto con vari equipaggiamenti sbloccati. Per esempio cambio elettronico o anche il limitatore di velocità, quello che mettete una velocità massima e la moto più di così non va, no? Se è un accessorio che si paga a parte, però in demo si possono comunque avere tutto sbloccato sulla moto, però poi dopo 1500 km, esatto, dopo 1500 comunque si bloccano, a meno che non li paghi a parte e li sblocchi, no? Io onestamente vi dico, è interessante sicuramente far provare questa tecnologia comunque alle persone, però non trovo che sia giusto, su costi molto alti, lasciare i pacchetti poi comunque bloccati dopo, no? Cioè dovrebbe essere una moto già tutta fatta e finita anche con i pacchetti lì. Quindi io onestamente vi dico, da una parte è una cosa carina, dall'altra parte mica tanto. Tu cosa ne pensi? Ma sì, sì e no, cioè 50-50, ci sta ma anche no. Però questa cosa che è tutta sbloccata è interessante.
Sì, però... è interessante da provare, però qui arriva a 1500 km. Ciao! Qualcuno sicuramente, nei commenti ha scritto, qualcuno proverà sicuramente a fare qualche hack strano per sbloccare tutto, lasciarlo sbloccato. Non so se si può fare, ragazzi. È fantastici, veramente. Non chiedetemi come si fa, in caso si potesse fare, perché io ovviamente non ve lo direi mai. È comunque sì, e oltretutto. Comunque sì, a prezzo non ho ancora comunicato della versione 790 Adventure nuova, la versione vecchia costava sulle 13.000 euro a memoria, cosa del genere. L'890 Adventure ancora non c'è il prezzo della versione del prossimo anno, ma l'890 Adventure dell'anno scorso costava 13.500 euro, poi ha aumentato a 14.100, adesso dovrebbe di nuovo aumentare l'890 Adventure, quindi a regola la 790 Adventure nuova potrebbe costare, secondo me, sulle 13.000 euro, quindi poco di più rispetto alla Touareg e poco di più, tra virgolette, rispetto alla Tenere. Però rispetto a Tenere, Yamaha e Touareg Aprilia avrebbe comunque un motore più performante, una buona ciclistica, il nome KTM, una buona elettronica, piattaforma inerziale a 6 assi, ABS Bosch, insomma delle cose niente male. Quindi secondo me ci potrebbe stare e potrebbe avere un buon successo, perché comunque la moto è molto bella secondo me proprio come estetica. Poi 21-18, quindi la moto può tranquillamente andare in fuoristrada, bello pesante anche. Da questo video ragazzi è tutto, ben finito? Sì. Vi terrò aggiornati lato prezzo, non appena i prezzi verranno comunicati vi dirò la moto quanto costa anche la 890 Adventure nuova. Abbiamo una brutta notizia. Cioè? Settimana prossima non avrete video con voi. Settimana prossima lei non c'è perché parte per Bruxelles. Sì, e quindi non ci sono nei video, però per tenervi compagnia faremo delle dirette. Esatto. Sì, e sì, non sentite troppo la mia voce. Lei da Bruxelles, io da casa mia. Dai, vi terrò aggiornati i lato prezzi. Esatto, tristissimo. Vi terrò aggiornati non appena KTM comunicherà i prezzi di questa 790 Adventure nuova. Ci vediamo in un prossimo video. È stato un piacere. Ciao. Ciao ragazzi.